Ciao a tutti, sono Andrea Falcone. Benvenuti nella mia cucina. Andiamo a scoprire la ricetta di oggi. Oggi vi propongo filetto di maiale con cuore tenero di asparagi sul patè di olive verdi. Per questa ricetta abbiamo bisogno di un filetto di maiale di 150 g circa, 3-4 asparagi, una patata lessa, 100 g di olive verdi denocciolate, due filetti di acciughe sott'olio, uno spicchio d'aglio, 15 g di arachidi non salate, un rosso d'uovo, una mozzarella. Inoltre abbiamo bisogno di cipolla bianca tritata, una noce di burro, sale, pepe, noce moscata, pan grattato e olio extravergine d'oliva. Per prima cosa andremo a preparare la farcia del nostro filetto. Andiamo a pelare la patata lessa e la schiacceremo finemente. Andiamo a mondare gli asparagi successivamente, tenendo le punte intere da parte. Il resto lo taglieremo finemente. Mettiamo in padella dell'olio extravergine d'oliva, una noce di burro, la cipolla tritata e i nostri asparagi. Li lasceremo insaporire con un filo di sale e li terremo giusto il tempo di intenerirli leggermente. Uniamo adesso le patate schiacciate con il corpo degli asparagi, tenendo le punte da parte, una spolverata di sale, della mozzarella sbriciolata, un filo di noce moscata. Amalgamiamo il tutto e la farcia sarà pronta. Andiamo adesso a preparare il filetto di maiale. Lo apriremo di lungo, completamente, stendendolo sul tagliere. Lo insaporeremo con un po' di pepe nero, dopo avergli dato dei tagli longitudinali, questo per intenerire la carne. Andremo ad insaporirlo con il pepe nero, con un filo di sale e metteremo la nostra farcia per metà del nostro filetto. Lo chiuderemo su se stesso, arrotolandolo. Possiamo fermarlo con uno spago, con uno stuzzicadente, ma se lo chiudiamo bene, mantiene la chiusura. Metteremo sulla parte superiore le nostre puntine di asparagi e andremo a spennellare i bordi, i lati, con del rosso d'uovo. Lo passeremo poi nel pan grattato a mo' di crosta. Un filo di olio prima di metterlo in forno per 20 minuti a 170 gradi. Mi raccomando che il forno sia ben caldo. Nel frattempo possiamo andare a preparare il nostro patè di olive. Prenderemo gli arachidi, l'aglio, le olive, le acciughe e lo andiamo a frullare. L'aglio toglieremo l'anima per alleggerire il sapore. Bilangeremo l'operazione con un filo di olio d'oliva. A questo punto siamo pronti per impiattare, dando un letto al nostro filetto con il patè di olive, sul quale adageremo la carne. Guarniamo il tutto con qualche fogliolina di menta. Il piatto è pronto. Buon appetito! Alla prossima ricetta! Ciao! Se ti è piaciuto il video, clicca mi piace e iscriviti al canale.